se un giorno vi dicessero questa persona è stata trovata morta e tu devi trovare il colpevole, che cosa fareste? Beh, lui non è il morto, ma questa cosa mi è successa. E su queste indagini sono stato accompagnato da professionisti, un po' come Iris, la polizia scientifica. Ma tu, che stai guardando, riuscirai a trovare il colpevole? Ma per raccontarvi al meglio questa storia dobbiamo fare un passo indietro. 24 ore per imparare un lavoro nuovo con gli insegnanti migliori d'Italia. E un allievo un po' così, un po' vestito male pure. Tutto questo è il mio giorno di prova. Ciao, sono Massimo Blanco, sono un investigatore forense da circa 25 anni. Sono le 8 del mattino quando partiamo di casa. Sei mai stato su una scena del crimine tu? No, tu? Nemmeno tua? No, no, mai. Mai? Per una giornata che sarà molto diversa da quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi. Sai che in Italia nel 2021 ci sono stati 277 omicidi volontari. Mi chiedevo se tu fossi uno di questi. No, però penso a una cifra molto più alta. Tu non sei nessuno tra questi, né di killer né di uccisi. No, dirlo. Non sono stato ancora ucciso. Così, dopo essermi assicurato che Matteo non sia un killer, vamos. Arriviamo a destinazione puntualissimi. Ciao Gabriele. Sofia. Ciao. E una volta che si sono assicurati che non abbia bombe, questa è un'area sottoposta a sorveglianza speciale, incontro il direttore, il dottor Massimo Blanco. Come si chiama il vostro lavoro? Siamo investigatori forensi. Supportiamo gli investigatori tradizionali nel loro lavoro attraverso la scienza e anche le tecnologie. Di solito sono quelli vestiti tutti di bianco. Chris, no? Sì, CSI. Ma prima di scoprire il killer, il morto e tutto quello che riguarda il mio caso. Ad oggi, per chi fa un lavoro come il vostro o per le forze di polizia, quanto è facile beccare un criminale? Sicuramente oggi è più semplice perché noi abbiamo i dispositivi informatici che lasciano molte tracce. Quella è la maggior fonte di informazione. È la maggior fonte di informazione. Quindi internet frega i criminali. Devo capire qualcosa in più su questo lavoro. Quanto può costare in media un'indagine? Noi andiamo da investigazione, ad esempio, di un incidente stradale, certo, mortale, il compenso tra 1.500 e 2.000 euro come attività, fino ad arrivare a un'investigazione della scena del crimine che può costare anche 6.000, 7.000, 8.000 euro. Insomma, cercare chi ha fatto un reato costa quanto una Fiat Panda usata, mica poco. E quanto può durare un'investigazione? Può durare 2-3 giorni, come anni. Anni anche 3, 4, 5, purtroppo devo dirlo, ma questa è la realtà. La maggior parte dei criminali la fa franca. E mettersi faccia a faccia con la realtà che purtroppo in tutto il mondo ci sono tante storie di criminali che riescono a fregare le forze di polizia. È una cosa che fa davvero male. Pensate che secondo le statistiche del 2021 tra i reati più impuniti ci sono i furti nelle case e di automobili. E io ne so qualcosa, insomma, quella famosa bici. La statistica ci dice che la maggior parte dei criminali non viene poi presa. Questo non è un invito a delinquere, è un invito a fare i criminali. Ma comunque, dopo aver avuto un quadro generale sulle indagini, oggi per te abbiamo pensato ad un percorso particolare. Okay. Se vorremmo che per un giorno tu vestissi i panni di un investigatore forense. La missione di oggi sarà quella di risolvere un caso e trovare un killer. Avete ucciso qualcuno, quindi? Virtualmente. Sì. Ah, ok, ecco, c'è un morto finto. Come... È così, il morto è finto. Tornate indietro se stavate andando a denunciarmi. E quindi ti faremo vivere una giornata come fosse un nostro studente. Pronto? Troviamo il colpevole. Quindi adesso mettetevi comodi, perché quello che state per vedere è come si risolve un caso. E prima di vedere la scena del crimine, sto cagata da svegliare. Ti giuro che, guarda, se tu non guardi il braccio sembra una persona vera. Dobbiamo fare un passo indietro, perché dietro ad ogni omicidio c'è un colpevole. Colpevole che tutte le persone che mi aiuteranno in questa storia sapevano chi fosse. Tutti tranne me e voi che state guardando questo video. Quindi anche voi potrete provare a sentirvi dei detective per un giorno nei commenti, cercando di capire di chi è la colpa. Ma prima ho bisogno di capire per bene la storia dietro a tutto ciò. Benvenuti a... E oggi ti guiderò all'interno di questo caso che abbiamo preparato per te. E iniziamo proprio a scoprire cos'è successo. Daniele, 24 anni, youtuber, okay, è stato ritrovato morto all'interno della sua abitazione dalla sorella Giulia. È un caso che si chiami Daniele, poi ricorda Gabriele. Ed è un caso anche che faccia lo youtuber, vero? Un caso. Era un donnaiolo. E anche su questo si saranno sicuramente ispirati a me. Okay. Frequentava diverse ragazze, ma il suo grande amore è sempre stata Roberta. Faceva uso di alcol e droghe, spesso aveva atteggiamenti violenti, possedeva
aveva una Glock 17 nella sua cassaforte. Ah, una pistola. Una pistola. Soffriva di una malattia degenerativa. Questo è Daniele, la persona che nel caso è stato trovato morto. Giulia, 30 anni, sorella maggiore dello YouTuber. Lei non condivideva la carriera del fratello, non vedeva di buon occhio Christian. Il terzo personaggio della nostra storia era socio e adetta di Giulia. È stato proprio questo Christian a portare poi Daniele nel mondo dell'alcol, della droga, delle serate. Ma tra Daniele e Christian non c'era proprio un bel rapporto. Questo perché Daniele era convinto che Christian avesse una relazione con Roberta, il suo grande amore. E un dettaglio fondamentale che dovete sapere: il giorno prima del ritrovamento è che, a detta di alcuni amici e della sorella Giulia, c'è stata una lite tra Daniele e Christian, tanto che Daniele aveva concluso questo litigio licenziando Christian e promettendogli che gli avrebbe rovinato la carriera. Così, dopo qualche riflessione, così un po' mi puzza, ma te, alla fine che potrei fare io? E la presentazione degli ultimi due personaggi: Roberta, 24 anni, ex fidanzata di Daniele, è un influencer ma di meno successo. Anche lei potrebbe avere una sete di vendetta, però Christian non ce la racconta giusta. Vabbè. Ultimo personaggio importante nella vicenda: sì. Martina, 16 anni. Secondo le dichiarazioni della sorella di Daniele, questa Martina, diciamo che l'aveva un po' stalkerizzato, nel senso che era un po' ossessionata. Così, ora che ho chiaro i nostri protagonisti: Daniele, lo youtuber ucciso; Giulia, la sorella apprensiva; Christian, il brutto socio; Roberta, la terribile ex; e Martina, la stranissima fan. Il primo passaggio da fare in un'indagine fatta bene qual è? È quello di analizzare la scena del crimine. Saluto Nicole per passare all'azione. Sono Mara, lavoro all'Istituto di Scienze Forensi come criminalista. E Mara mi spiega che la prima cosa da fare per andare sulla scena del crimine è indossare i DPI. Che senso? Quindi dispositivi di protezione individuale. No, sono più confuso di prima, che so sti cose. Ah, la famosa tuta bianca. La famosa tuta bianca. Ah, ecco, vabbè, bastava dire tutte quelle cose là, no? Scusate per il mio poco sex appeal. Mascherina. La conosciamo. Così, dopo aver indossato guanti, è tutto così realistico che spero non ci sia il morto vero. Scoprirai. Tutti i dispositivi necessari. Ultimissima cosa, sì. I calzari. Così sono i dispositivi a completo. Siamo pronti. Come prima cosa, all'interno adesso. Sto cagata da sveglia. E io inizio ad indagare su Daniele, lo youtuber. Questa è la scena del crimine. E ora, come prima cosa, bisogna effettuare la fase descrittiva. Quindi ti devi appuntare tutto. Tutto quello che c'è. Luci accese, luci spente, temperature, odori. Una serie. Non c'è puzza di morta, anche se non so che... Focalizzandomi sull'odore. Adesso io facevo il cretino, però effettivamente se non c'è brutto odore significa che è molto recente. Sì, poi vabbè, il medico legale sicuramente stabilirà lui, però già. Perché su una scena del crimine nulla deve essere fatto a caso. Io consiglierei a spirale, partendo dall'esterno, quindi. Parte dalla pistola. E poi andando e così inizio la descrizione. C'è una pistola qua. Come mi consiglia Mara, camminando per la scena del crimine a spirale. Ah, e qua sembra un bel indizio. Della polvere bianca non identificata. Commetto un piccolo errore. Questa cos'è? Una pallottola carica? Un proiettile intero, no? Sì. Ah, non dovevo toccare. L'hai fotografato prima di dire. Nuovo appunto: non toccate nulla se vi trovate un morto in casa, va bene? Non devi toccarla finché. Ah, ok, scusate, è stato un danno incredibile. Dall'inizio alla fine. Ok, vabbè, che non si è accorto nessuno, rimettiamola su. Mettiamola. Descrizione fatta. Così, una volta terminato il primo passaggio. Sicuro? Così sembrerebbe. Non hai dimenticato niente. O meglio, forse questo primo passaggio non è proprio terminato, aspetta. La foto e c'è del sangue. Esattamente. Ah, oltre che ci sono delle tracce qua. Schizzi di sangue, di caffè, non si sa. Non avevo dimenticato soltanto la foto e le tracce di sangue, ma anche... Ho notato al muro. Sì. Questo qua? Esatto. Un po' come se la pallottola l'avesse colpito prima il muro. Cioè, ha fatto questo? È rimbalzato, esattamente. Di cosa si fa? Ecco, queste che mi erano sfuggite erano due tracce importantissime. Si analizza la scena con Luminol. Quindi, okay, noi cosa andiamo a fare adesso? Chiudiamo tutto. Questo serve per cercare altre tracce di sangue. Visibili, non visibili ad occhio nudo. Deve essere fotografato subito, nell'immediatezza, perché ha una durata di qualche secondo. Così, mentre noi stavamo partendo alla ricerca di tracce cancellate con il Luminol. Ok, riprendiamo il... Matteo colpisce il bossolo che era per terra. Matteo, guarda che testa di cazzo. Mi ha inquinato la... Ma forse c'è una soluzione, aspetta. Hai fatto le foto. Ho fatto le foto. Sai dove ero, sai com'era posizionato. Cioè, può succedere, può. Questa cosa. Non dovrebbe, ma può. Vabbè, meglio andare avanti, va. Vai. Parto con Luminol, Sì.
Triste? E fin da subito mi accorgo che il luminol reagisce a contatto con il pavimento, che ad occhio nudo era completamente pulito. E apriamo tutto. Tu adesso hai notato che dietro divano sì. e sul divano sì. sono delle tracce ematiche. Quindi di sangue. Perché sono non visibili? Perché le ha pulite. Esatto. Così, dopo aver scoperto questo elemento molto importante, bisogna inserire marker numerici all'interno della scena. E così via. Segnaliamo le varie prove da portarci in laboratorio con questi famosi numeri gialli. Dopodiché? Dopodiché fase del repertamento. Ti prendono gli oggetti. In questo caso per l'arma utilizziamo questa scatola di cartone. E con la massima attenzione repertiamo i vari oggetti. Da qui posso prenderla? Sì, sì. Alla. E così via per le tante cose ritrovate sulla scena del crimine. Ma prima di passare al prossimo step. Ma allora l'idea che mi sono fatto è che Daniele, questo giovane youtuber che non sono io, ricordiamo, secondo me era seduto, no? Prova ad analizzare quello che ho appena scoperto. Lo sparo è stato effettuato da questa zona qua perché poi c'era del sangue lì. Giusto? Senti questa. E poi o è stato spinto, probabilmente perché era seduto. Hanno pulito lì e basta. So più niente. È andato benissimo, direi. Siamo ad un buon punto per scoprire come è morto il nostro Daniele. Che ricordo non sono io. Ma c'è ancora da capire chi ha pulito le tracce sulla scena del... Provate anche voi nei commenti a fare le vostre previsioni. Magari scrivendo il minuto al quale siete arrivati. E provate a indovinare chi può essere stato. Nel frattempo io mi spoglio e passo al prossimo step. Iniziamo. E a questo punto abbiamo preso due reperti con superfici diverse, quindi il vetro e la carta. Procediamo per effettuare l'esaltazione delle impronte digitali. Stiamo per analizzare due oggetti trovati sulla scena del crimine per cercare delle impronte digitali. Abbiamo già repertato le impronte di tutti i sospettati. Quindi delle persone che ruotano intorno a Daniele. Esatto, esatto. Okay. Così, prima di fare qualcosa di sbagliato, ci sono diverse polveri. La polvere va utilizzata in base al tipo di superficie. Foglio bianco vai a utilizzare il nero. Polvere nera. Chiedo a Mara tutte le cose da non fare. Ma se io metto le mani col guanto, posso cancellarle le... Puoi andare a rovinare. Posso andare a rovinarle. Ok. Una cosa che ho capito è che su tutti gli oggetti si lasciano delle impronte. È stato un buon investigatore scovarle. Andiamo a fare il contrasto. Ok. Inserire. E con movimenti circolari vai ad esaltare l'impronta. E così con estrema accuratezza mi metto alla ricerca di impronte. Questa è bella. Che lavoretto. Che lavoretto. Ora possiamo passare al bicchiere. Ci siamo? Con delicatezza. Sempre circolari. Sempre circolari. Così, dopo aver analizzato anche il bicchiere. Con queste qua le riesci a beccare anche se viene pulito l'oggetto? Dipende con che cosa. Viene con pulito acqua, con l'acqua? Sì. E aver trovato tantissime impronte digitali. Ok, a questo punto va effettuata la comparazione. Cioè. Quindi confrontare le impronte dei sospettati con quelle ritrovate sul bicchiere. Questa è quella che abbiamo trovato. Questa è quella che abbiamo trovato noi. Questa qui invece sono le impronte della vittima. E quindi sono uguali. Le impronte sulla polizza assicurativa e sul bicchiere erano di Daniele. Questa è di un'altra persona? Questa è di un'altra persona. No, vabbè, totalmente diverso. Totalmente diverso. Ma non bisogna mai arrendersi perché... Queste impronte che abbiamo rinvenuto sui bicchieri o comunque in generale anche sul foglio di carta non sono stati utili ai nostri fini investigativi. Perché? Perché le impronte erano della vittima. Erano di Daniele. Abbiamo analizzato l'arma dove abbiamo rinvenuto due impronte. Due impronte? Sì. Sempre di Daniele? No. Due impronte qui. Ok. Posizionati qui. Una persona molto cara alla vittima. Christian. No, Giulia. La sorella. Che l'ha trovato. Esatto. È un indizio. È un indizio. Insomma, piccolo riassunto. Sono state trovate sulla pistola due impronte della sorella Giulia. Questo potrebbe ribaltare la situazione. Ma ricordiamoci che nulla è come sembra. Ti sei fatto un'idea di come può essere andata? Allora. Dove hai trovato il proiettile? Il proiettile dall'altra parte del divano. Lui era sul lato, un po' come sei tu, e chi ha sparato era di qua, no? Così, mentre provo a chiarirmi le idee su quello che è successo... Quindi siamo già al 50%. Quindi era seduto quello che ha sparato. Ma stavo comunque dimenticando qualcosa. C'era un documento importante. La polizza della vita? La polizza? Firmata da Giulia. E da Daniele. La polizza sulla vita che avevo trovato sulla scena del crimine e avevo poi analizzato in laboratorio. E quindi è stata Giulia, sta stronza, se voleva prendere i soldi. Per polizza sulla vita intendiamo un'assicurazione che chiunque può fare e che viene pagato, in caso di morte, a qualcuno indicato sulla polizza. In questo caso, quel qualcuno è Giulia. Le polizze hanno delle regole però. Per esempio,
esempio, non si possono fare in caso di malattie, nel caso in cui una persona abbia più di una certa età, oppure per esempio non vengono pagate in caso di suicidio. Aspetta, aspetta, perché ci stiamo facendo influenzare da questa informazione. Ma dall'altra abbiamo questo tavolino con il computer, che significa lavoro, quindi significa Christian. Insomma, avevo ancora le idee molto confuse. Però abbiamo anche le impronte sull'arma, no? Il primo che trova il corpo potrebbe aver toccato qualcosa, quindi per paura Giulia potrebbe aver preso questa pistola. E quattro erano ancora i sospettati, ma era tempo di fare pulizia. Allora, Martina e Roberta non abbiamo trovato evidenze sulla scena del crimine, quindi le escludiamo. Quindi ci rimangono Giulia, la sorella con cui aveva stipulato la polizza e che ha toccato la pistola, e Christian, il socio tossico che poteva essere lì con lui a lavorare il giorno della sua morte. Ecco, se vi siete fatti già un'idea di quello che può essere successo, fate la vostra previsione commentando con il minuto al quale siete arrivati e chi può essere il killer di Daniele. A questo punto interrogatorio. Cos'è importante in un interrogatorio? Tanto importante è l'ambiente, deve essere scevro da distrazioni per la persona che viene appunto interrogata. Una cosa importante da parte di chi fa l'interrogatorio è... È difficile sospendere il giudizio da parte dell'investigatore. In questo momento tu ti sei fatto un'idea che però potrebbe portarti fuori strada. Dopo aver capito... L'interrogatorio arriva anche a 8 ore di fila, ovviamente con i vari intervalli. Un po' di cose in generale sugli interrogatori. La cosa migliore sarebbe quello di audio video registrare durante l'interrogatorio. Sì. Non possiamo, come vediamo nei telefilm, in alcune serie TV, individuare indicatori di menzogna. Il dottore mi parla di un indicatore di menzogna. Che quale può essere un indicatore di menzogna? Bisogna concentrarsi sul linguaggio del corpo, guardare anche le gambe. Ecco perché è importante non avere una scrivania di fronte, perché le gambe, come nei telefilm, sono un indicatore. Esatto. Quindi tutte quelle scene che abbiamo visto del sospettato dietro la scrivania nelle serie TV ci hanno sempre mentito. La persona inizia a mettere le gambe in un determinato modo, mette il piede in direzione della porta, come per dire non vedo l'ora di scappare. E ancora, una persona potrebbe mentire quando tira in punta in su del piede, appunto perché segnala nervosismo. Ma da dove si parte quando si interroga una persona? Fai una domanda dicendo: mi racconta cosa è successo quella sera, e poi man mano l'intervistatore fa delle domande magari su alcune cose specifiche che non gli tornano, ma senza suggerire la risposta. Ma aspetta, in che senso suggerire la risposta? Ad esempio, se dico: ma la macchina rossa che hai visto alle 23:30 dell'altra sera, ti ricordi com'era posteggiata? Già gli hai suggerito che la macchina era rossa e che erano le 23:30. Ah, quindi non suggerisco le risposte, capito? Facciamo entrare il primo sospetto. Okay. L'interrogatorio che ho fatto ai due sospettati è durato 2 ore, e dopo una falsa partenza... Cosa ti ricordi quella sera? Era sera? Ho sbagliato già. Sono riuscito a farmi una mia idea, quindi mettetevi comodi perché andiamo alla fine di queste 2 ore. Allora Gabri, secondo te chi è stato a commettere questo delitto? Quello che avevamo in mano prima dell'interrogatorio erano due prove che ci convincevano che era stata Giulia. Uno era questa polizza assicurativa che aveva, no? 350.000 euro. Sapeva che suo fratello aveva una polizza? Una polizza assicurativa, no? Sì, l'ha fatta per via della malattia. Chi era il beneficiario di questa polizza? Principalmente io, ma in generale i suoi. Ti ricordi più o meno i dettagli della polizza? No. Di cui Christian non sapeva nulla. Non sapevi di una polizza che aveva con la sorella, sulla sua vita? E poi queste impronte che aveva lasciato sulla pistola, che lei dice di non aver toccato. C'era l'arma, no? Sì, c'era l'arma sul tavolo. Ma non l'hai toccata? Non mi pare, non mi ricordo. Non ti ricordi o non ti pare? Non mi ricordo. Quindi non hai toccato l'arma, secondo te? Non mi sembra. Non mi sembra di averla toccata. Può essersi dimenticata? Anche se Christian aveva già maneggiato armi in precedenza e quindi sapeva sparare. Però eravate appassionati di armi, no? Di sparatutto. Sì, io sono molto appassionato di guerra. Ci piaceva giocare ai videogiochi. È capitato anche di andare a sparare al poligono. Ma allo stesso tempo Giulia... Però comunque aveva diversi indicatori di menzogna. Non mi stava dicendo la verità. Che erano la gamba aperta verso la porta, me li sono appuntati. Tutti, la gamba all'insù, le mani all'interno delle cosce, dell'inguine. Mentre Christian, a detta del dottor Blanco, aveva una posizione del fisico più propensa a me e quindi probabilmente era più sereno. Nel frattempo Giulia scaricava nervosamente la colpa su Christian. Christian è una brutta persona ed è quello che l'ha portato sulla cattiva strada. Tu pensi che gli potesse fare del male anche? Sì. Hai dei sospetti su qualcuno che può essere stato? Io penso solo a chi non voleva bene a Daniele. E chi non voleva bene a Daniele? Christian. Me
mentre Christian, il socio tossico, questa cosa non la faceva. Ma tu hai qualche sospetto? Chi può essere stato? No, non avevamo dei nemici o dei rivali, quindi no. Insomma, adesso, prima della soluzione del caso, mettete in pausa e scrivetemi il minuto del video più la vostra ipotesi. Provate a dire chi è stato, perché lo ha fatto, ma soprattutto come l'ha fatto. Allora, lei che cosa ha fatto? Lei è entrata con le chiavi. Probabilmente lui era strafatto, no? Perché c'era della cocaina sulla scena del crimine. Durante un litigio, lei ha aperto la cassetta, ha preso la pistola, l'ha sparato, dopodiché l'ha buttato per terra. Cosa ne pensa il dottor Blanco di questa incredibile intuizione? Quindi la pistola è stata presa da lei che odia le pistole. Una cazzata, ho sbagliato. No, scherzavo, non era così incredibile. Un po' meno. Si è ammazzato da solo lui. Riflettici. Si è ammazzato da solo. E dal nulla l'illuminazione. Ah, ecco perché la clausola del suicidio. Ma pensi che tuo fratello si possa essere suicidato? No. Ok. E lei vuole dare la colpa a Christian, se no non si fotte sti soldi dalla clausola. Potrebbe esserci. Insomma, non sono riuscito a dare al meglio la soluzione del caso di Daniele, lo youtuber. Che ricordo, mi somiglia, ma non sono io sempre quella cosa. Perché ha toccato l'arma? La pistola vicino avrebbe dato l'indicazione di un suicidio e quindi il pagamento della polizza sarebbe venuto meno. Nel contempo avrebbe fatto ricadere la colpa sull'amico Christian, avrebbe ottenuto il duplice vantaggio di togliersi di mezzo l'amico e incassare il premio della prova. Un voto da 1 a 10 che mi daresti così? Ma ti darei comunque un 7 e mezzo. Comunque non me l'aspettavo assolutamente che si fosse ammazzato. Pensavo che l'avessero ammazzato insieme, cioè. Ti ringraziamo di averci fatto visita. E se al contrario mio siete stati più bravi, forse la vostra missione è quella di andare a caccia di verità. Verità che purtroppo oggi, molte volte, in tanti, troppi casi, non riusciamo a trovare. Il nome di Daniele ricorda il mio, che è Gabriele, faceva pure lo youtuber, ma non sono io, non è ispirato a me, capito?